Io pure. Però no, a Roma. A Roma c'è. No, c'è il mare, però fa freddo, non ci vado da anni, da qualche anno non ci sono più andato qua, però Santa Marinella è lì andava. Diciamo che fare l'attore forse ancora non so se è quello che voglio fare. Però, ma no, perché c'ho 3.000 cose che mi girano un solo per la testa, quindi non è... Però mi ricordo che quando feci uno spettacolo che si chiamava L'Anello di Erode, che andammo al Todi Festival del 96, e ricordo che era la prima volta che davvero sentivo, come dire, di uscire fuori verso gli altri, verso il pubblico, veramente di esprimermi fino in fondo, quindi penso che lì sia stata la prima volta che ho detto sì, farò questo lavoro, anche se non sapevo che avrei fatto il cinema, pensavo di fare teatro. Guarda come stai, Creed! In quello spettacolo lì mi vide Marco Risi, che cercava, doveva fare il provino a un altro degli attori che però era in paranoia per i provini, non voleva farli, aveva paura e quindi lo invitò a teatro. Lui vide me, ma no, non è che mi scelse per lo stesso ruolo, attenzione, non so quelle cose, sono andato con le mie amiche e poi lui l'hanno preso me. Lui poi fece il provino e non lo presero. Io feci il provino, lui mi chiese di fare un provino per l'altro ruolo, di Cristiano Carucci, che nel film dell'ultimo Capodanno, e mi scelse per questo ruolo. Poi andai al provino veramente con una sana preparazione menefreghista, nel senso che mi ero preparato benissimo per il provino, ma avevo un sano menefreghismo dentro, nel senso, diciamo, non mi possono togliere nulla, mi possono solo dare, quindi vado e mi diverto. Poi se mi prende bene, se no... Pici, pelle, perre! Pici, passi, pelle, perre! Non te regga più! Questo sembra quasi un reggae. È vero. Sì, non te regga più! Picci pessi, trecche più, dici dici, trecche più, picci pessi per libri, dici 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 dici, cazzaniga. La prima volta mi ricordo in assoluto, ancora prima di questa cosa dello spettacolo, io feci una scuola che era doppiaggio e recitazione quando avevo 16 anni e questo insegnante, mi ricordo che io, a me interessava il doppiaggio, poi invece studiando recitazione, proprio vero e proprio a teatro, facendo scuola, lì mi divertivo tantissimo e quindi mi piaceva fare, mi divertivo. E questo insegnante mi disse, mi prese da parte un giorno, così dopo un po' di tempo, mi disse, senti, ma tu cosa vuoi fare della tua vita? Ho fatto, non so, ho 16 anni, sto facendo il liceo artistico, forse faccio architettura, non so, mo vedo. E lui mi disse, perché secondo me tu hai del talento e puoi fare questo mestiere. E io lì rimasi scosso da questa cosa. E allora iniziai a pensare seriamente di farlo. Poi però sono sempre stato piuttosto insicuro sulla cosa. Poi finito il liceo ho iniziato a fare un'altra scuola e da lì poi mi sono avviato. Però mi ricordo quella volta lì, per la prima volta era come una presa di coscienza di qualcosa per me, di questo mestiere, cioè di questo, il fatto che potessi farlo davvero. Gli chiedi una coperta, no? Una coperta? Si sceme, sì. Che cazzo c'entra? Il gergo, no? Gergo? Gergo di che? Gergo dei piccoli? Gergo. Tu entri, guardi il tipo negli occhi, dritto, e gli chiedi, è possibile avere una coperta?
Lui capisce, sorride, te manda una troia in camera, oh! Che cazzata! Ma che... te giuro, oh, te giuro! No, va, ti ne va. La tecnica di mio padre. Se ti piacciono le ciccione, che fai? Chiedi un piumone? Ma vaffanculo, va, io mi spengo, che sono l'unico che lavora qua. Da buono! Ecco, dopo spegnite dietro, però, perché io non c'entro qua dentro. Non te credo, sto pure più comodo. E diciamo che la cosa fondamentale per me è che ho capito, ho imparato nel tempo, è che devi avere, la cosa importante è avere un rapporto forte con il regista, perché a volte ho lavorato con dei registi, sì, dicono sì, maestri, sono bravi registi, eccetera, eccetera, però poi umanamente non ti trovi e quindi, come dire, questo lavoro non si può fare soltanto come lavoro o solo perché ti pagano, perché il film è bello, il personaggio è bello, eccetera, eccetera. Se poi non c'hai qualcuno a cui dare, con cui scambiare, con cui condividere, con cui costruire le cose, diventa una cosa sterile e l'esperienza che vai a fare è un'esperienza per me priva di significato, cioè non mi lascia nulla dopo, avrei preferito non farlo il film, anche se magari è stato bello, non lo so. E quindi la cosa che cerco è proprio quel tipo di rapporto là, cioè di, perché è fondamentale, comunque fai un lavoro di squadra, fai un lavoro insieme ad altre persone, fai un lavoro con degli attori, ci starai insieme 2 mesi, 3 mesi, quello che è, per le prove, il film, eccetera. Deve essere un'esperienza, perché poi tutto quello che succede sul set si vede sullo schermo, non c'è niente da fare. Nell'Olimpo, di Marlene Kunz, ok computer, ogni volta lo sento e dico senti sto suono, c'era pure sto suono, nell'Ozio mi piace fotografare, è stato un abbassamento di luce, mi piace fotografare, suonare, sta con mia figlia insomma, suonare. Andare in saletta con le luci a suonare, non vedo finire di lavorare così, finalmente vediamo se riusciamo a mettere insieme questi 10 pezzi per farci un disco per suonare dal vivo, non lo so, ci stiamo provando, ogni volta poi riprendiamo a suonare, poi ci separiamo e diciamo ma lasciamo perdere tanto, poi invece ci rimettiamo a suonare perché io risento i pezzi che abbiamo fatto e dico cazzo sono belli, perché non abbiamo smesso. Sono pezzi strumentali, poi non abbiamo testi o sono delle improvvisazioni che facciamo, poi da lì costruiamo dei pezzi, a me piacciono. Da ascoltatore io me ne ascolterei. Oppure sarà che mi caso perché senti qua l'ho suonata io questa, senti. Mi piace questo, a me mi piace molto. Ma di tutto, ultimamente se mi piace. C'è stata una rientry di Bob Marley. Palla, proprio ascolto della disperazione proprio. E poi dischi belli usciti ultimamente, beh non proprio ultimamente, c'è il disco degli XX bellissimo, i Radiohead sono sempre là. So, mi turba qualsiasi cosa, quando ho visto 8 e mezzo di Fellini, quando ho visto Mulholland Drive di David Lynch, quando ho letto Dritto e Castigo, qualsiasi cosa mi dicono poi mi serve per tutto. L'altro giorno per esempio uscivo da qua, l'altra serata da qua dal Teatro Montevergine, e uno per strada mi ha detto, ho sentito, dice ah guarda il Romano, poi si è girato e ha fatto oh Palermetano. Allora si è girato, si è riso, non mi piaci più. E io, da lontano, gli ho fatto scherzando, ho detto perché ti piacevo prima allora. Poi sono andato via, poi ci ho ripensato, ho detto perché non gli piaccio più. Ho detto, sono stato malissimo tutta la sera, sono stato veramente male. Poi ho detto, vabbè,
ognuno ha i suoi gusti, però dire non mi piaci più significa che uno prima gli piacevi, cioè aveva una, che ne so, ti apprezzavo per qualcosa e poi dopo evidentemente ha cambiato idea, allora ci ho pensato. Quindi se mai tu vedrai questo video, tu che mi hai detto questa cosa l'altro giorno, sappi che sei un bastardo. Ci sono i suoi amici all'attacco. Ma sì, ma dove hai tutto acchittato? Signorina Maddalena? No, vi prego, lasciatemi in pace. Ci sono reso conto, poi dico, di notte e mezzo c'è tutto il cinema successivo. Ma ancora più sconvolgente forse è stato La dolce vita di Fellini, perché è un film, insomma, meno, insomma, più lineare, più comprensibile. Però è un film che ha il livello di lettura da terra a terra fino a ai livelli più alti di intellettuali, insomma, un film che mi hanno cambiato la visione sul cinema e soprattutto su, prima ovviamente uno ha un pregiudizio, no, sui vecchi film, dice vabbè, è un film vecchio, invece guardi questi film e vedi, ti rendi conto di quanto siano moderni, e quei film là un po' hanno cambiato la mia visione sul cinema. Allora viva l'amore. Anna Maria, vieni un po', vedi. Quella mica è una macchina, è un appartamento. Ma chi sei? Liliana? No, non so Liliana. E tu chi sei? Buonasera. Buonasera. Ma con chi stai a parlare? Chi c'è? Ma Liliana non sta più qui, è andata a Milano. Venite a spasso con noi? Io? Sì. Venga. C'è una signora che sta disse vada a fare una passeggiata in macchina con lei. Ce vado. Facciamo un giro con questa ragazza. Ma cos'è che vuol fare? Niente, una passeggiatina. Poi magari l'accompagniamo a casa. La conosce? No. Almeno non mi pare. Vado a Magnacorbove, t'aspetto là. Eccoli. E spegni sti pari, afanatico! Oh, qua ti è andata bene, quindi ci hanno più sordi di un assist. Allora vieni con noi. Pressioni su Palermo. Ma sembra di stare in un altro posto, non sembra di stare in Italia, non sembra di stare in Italia, perché c'è proprio una quell'aria come c'è, che ne so, in questa città tipo Napoli o Sud America anche. C'è un'aria diversa, non so perché, non so come spiegarlo. Poi è di una bellezza devastante proprio. Devastata e devastante, perché questi palazzoni fatiscenti, meravigliosi, abbandonati, ma bellissimo. Cioè non posso immaginare cosa potrebbe essere, come dire, restaurata questa città, sarebbe la città più bella del mondo, dopo Roma. Vai in giro, i vestiti tutti bagnati, col rischio di prenderti qualche malattia. Non te la chiedo la sigaretta, compagno, ma non fumo nemmeno. Non ti costerà niente se ti fermi un attimo, né fuoco né sigaretta, compagno. Né denaro, perché sennò poi tu te ne vai via. Io stasera ho a malapena qualche spicciolo. E poi ho di che pagare un caffè, te lo offro io, compagno. Piuttosto che continuare a girare in questo schifo di luce. 2 mesi per fare soltanto la memoria e poi abbiamo avuto 1 mese soltanto di prove, che è pochissimo, perché un testo che ci metti 2 mesi a impararlo a memoria dovresti provarlo almeno 4 mesi. Abbiamo avuto i tempi un po' stretti e poi lo spettacolo infatti è, come dire, la sera della prima ho detto vabbè, vabbè, la sera della prima a Roma è come stare davanti a un plotone di esecuzione, quindi non è che dici proprio vabbè, apriamo le prove al pubblico, come dire, è una specie di, per me era quello. Poi però insomma piano piano lo spettacolo si è evoluto, abbiamo fatto l'altra stagione 50 repliche ho fatto, quindi insomma alla fine lo spettacolo era un altro spettacolo, un altro proprio completamente trasformato, perché è talmente vasto che insomma va arricchito, ma insomma ancora adesso, no, cioè, è in fase di studio, di cambiamento sempre. Infatti ogni volta prima di entrare in scena, se c'è un po' di tensione, di cose, è che dico no problem, andiamo, facciamo vedere il lavoro fatto fino adesso, basta, non è, no? Come se uno fa
è un quadro, te lo faccio vedere, la stessa cosa. Poi di fatto nel quadro ci sei tu che, che stai là, però quello mi tranquillizza, di comunque cerco di tenere a bada la tensione, di stare lì, di essere visto, perché insomma, quello hai scelto, quello stai là, perché non c'è neanche motivo, perché no? È come aprire le prove. E ho visto subito che non sembravi molto forte laggiù mentre giravi, fradicio, davvero, non molto solido. Quando io, malgrado tutto, so come va e riconosco io quelli che non sono troppo forti, con un solo sguardo, per il loro passo soprattutto, nient'altro che quel modo di camminare, nervoso come te, con la schiena nervosa e quel modo di scuotere le spalle, nervoso, con la faccia fatta di piccoli tratti, non segnata né altro, ma nervosa. La preoccupazione era di, quando leggi il testo te lo devi rileggere, aspetta, cosa ha detto, di cosa parla? La preoccupazione era che arrivasse. E lì deve... È difficile risolvere, perché io... L'obiettivo è quello di essere, come dire, il più possibile scoperto alla fine. Non so se uno ci riesce, poi, perché a volte uno si chiude, è normale, a volte ti chiudi e dici ma sto fingendo, sto facendo... A volte uno magari non... È un lavoro talmente, un'alchimia talmente sottile che a volte devi perdonarti se per una sera hai finto quella cosa là, o se l'hai spinta o se l'hai forzata. Non è che si può sempre ogni sera, no, riuscire a ricreare quella cosa lì viva costantemente. Però a volte sul palco dico, cerco sempre di riportare tutto a una cosa piccola, proprio una cosa sottile, perché veramente mantenere una fragilità, una cosa in equilibrio proprio in questo testo è difficilissimo, perché ti porta a andare fuori di testa e poi devi sempre ritornare a te, devi sempre cercare di riportare, non c'è un altro attore che a un certo punto dicendoti una cosa ti riporta, no? Quindi è veramente un filo. Che casino, che macello,